Amici sportivi, benvenuti alla gara del campionato di promozione Girone A tra l'Abruzzimu Cosenza e l'Aprigliano, campionato che alle prime battute, ma già c'è tanto interesse intorno a questa categoria, con ottime squadre, ottimi giocatori, grande agonismo e anche tantissime giocate. Un cordiale ben ritrovati da Matteo Monte, un saluto e ringrazio per la collaborazione tecnica Vincenzo Marino e Giuseppe Piro. Andiamo tra qualche istante a leggere le formazioni di questa gara che si disputerà qui a Cosenza, partendo proprio dagli ospiti dell'Aprigliano, che scendono in campo con Sacco, Polizzo, Canonaco, Pascuzzo, Iantorno, De Cicco, Perri, Facciolla, Federico, Falou e Stillitano. L'allenatore Stranges porta in panchina Mazza, Barberio, Tarantino, Servidio, D'Angelo, Palazzo e Altomare. Per i padroni di casa dell'Abruzium, Gardi, Martucci, De Rose, De Giacomo, Ponzio, Coscarelli, Scarlato, Caruso, Principato, Russo e Basile. Saluti di rito, andiamo alla panchina con gli uomini a disposizione di mister Filareti: Salvati, Marsico, Irace, Caruso, Principe, Fiumara e Greco. Tra qualche istante si parte. Tutto pronto ormai per il fischio d'inizio, foto di rito. La terna: Lenti, Di Paola, assistenti Fiorentino, Di Soverato e Bellini di Catanzaro. Entrambe a punti le due squadre nel turno scorso, per l'Aprigliano un pareggio casalingo contro il Cassano 0-0, vittoria corsara dell'Abruzzium di Filareti 2-0 a Belvedere. Tra qualche istante, come dicevamo, si partirà per questa gara del campionato di promozione Girone A qui a Cosenza. Tutto pronto. Siamo qui nella struttura sportiva del Marca, una squadra di calcio popolare, l'Abruzzium, che suscita tanto interesse non solo nel centro cosentino, un po' in tutta la regione, una tifoseria sempre molto colorata. Aprigliano è una squadra che nel corso di questi anni si è fatta ben valere sia in prima categoria che in promozione, una squadra sempre difficile da affrontare, una formazione che specie in casa vende cara la pelle, ma anche fuori casa è capace di ottime cose. Partiti. C'è stato il fischio dell'arbitro Lenti, quindi si è partito per questa gara con l'Abruzzium ora in avanti sulla fascia destra. Cerca subito di far valere la supremazia territoriale la squadra di Filareti, squadre di Filareti sempre molto grintose, sempre molto battagliere. C'è subito una manovra con, crediamo, un calcio di punizione, sì, fallo di Facciolla. C'è una situazione di palla inattiva, staremo un po' a vedere ora cosa deciderà la formazione di casa. Sul pallone Russo, nuvolo di giocatori in aria, parte il sinistro, attenzione a questa giocata di Basile, pallone fuori di piatto sinistro, ma si era alzata la bandierina del fuorigioco dell'assistente Fiorentino. Pressing alto dell'Abruzzium, cerca di farsi vedere il capitano Stillitano dell'Aprigliano. Manovra dal basso la squadra di mister Strangis, che cerca di ripartire.
fa buona guardia Ponzio. Palla per Gardi. Cerca di farsi vedere Principato. Fuori gioco. Calcio di punizione, siamo proprio al centrocampo, lo batte Laprigliano con De Cicco. Pallone col destro, cerca di farsi vedere al limite dell'area il numero 9 Federico, ma fa buona guardia Labruzzimo che cerca di ripartire, di risalire. De Giacomo. Palla per Scarlato. Fallo sul numero 7 Perri. Fasi di studio di questa gara, siamo al quasi terzo minuto, non ci sono state particolari emozioni finora, c'è questo velo di Falù. Questa ripartenza con Stillitano che cerca di farsi vedere, si libera di due uomini, cerca di allargare proprio per Falù sulla fascia destra. Arriva, si libera, ma c'è Ponzio che va a ribattere. Poi ancora Laprigliano sulla fascia destra. Pallone al centro. Fa buona guardia Coscarelli. Questa volta manda il pallone in fallo laterale. Si fa vedere Laprigliano in questi primi minuti. Rimessa laterale. È in avanti la squadra di Stranges. Ancora un batti e ribatti in aria, poi va a liberare De Rose. Si fa vedere anche De Giacomo di testa, pallone per Basile, difficile da controllare. C'è ancora il pressing di Basile, a terra Polizzo, si continua a giocare, rimessa laterale. Ancora per Laprigliano, si fa vedere il numero 9 Federico, però non controlla, rimessa laterale. Ancora per la squadra di Stranges, che è partita bene in questi primi minuti, sta cercando di portarsi dalle parti di Gardi, anche se non ci sono stati particolari finora sussulti in questa partita. Non controlla ora Falù. Si fa vedere Scarlato. C'è in pressing Stillitano. Martucci. Pallone troppo lungo per Caruso. De Giacomo in pressing, Facciolla cerca di farsi vedere. Attenzione a questa percussione del numero 8 Caruso. Attenzione a questa percussione, davvero molto bella, e Brutium in vantaggio con il gol. Proprio quando siamo giunti al quinto minuto di gioco, va in vantaggio la Brutium Cosenza con il numero 9 Principato, Bruno Principato a segno, 1-0 per la squadra quest'oggi in maglia bianca. Stop e gol, si sblocca la partita quando siamo giunti al sesto minuto del primo tempo. Giocata molto bella, fiammata questa, è stato un preciso calcio di punizione, è arrivato questo controllo e questo gol. Va Basile in pressing, nulla ha potuto Sacco.
nei primi 4-5 minuti c'era stata anche, diciamo, c'era stato qualche tentativo da parte della squadra ospite di proiettarsi in avanti. E si sblocca subito qui questa gara. Ora staremo a vedere un po' se ci sarà qualche accorgimento particolare. L'Aprigliano era partito con il piede giusto, comunque l'Abruzium Sorniona è riuscita ad approfittare e a capitalizzare al massimo la prima occasione capitata. Ora calcio di punizione per l'Aprigliano. Vaggardi tranquillo. La squadra ospite, pantaloncini neri, maglia rossonera, la squadra di casa in completo bianco che attacca da sinistra verso destra. L'Aprigliano da destra verso sinistra. Gardi in rinvio sulla tre quarti, spizzicata. C'è il controllo, poi c'è De Rose che cerca di allontanare. Fuorigioco chiamato da Fiorentino, l'assistente dell'arbitro Lenti della sezione di Paola. Pallone dall'altra parte, pressing da parte del numero 7, Scarlato. Parte dal basso l'Aprigliano con il numero 6, De Cicco. Iantorno. Pallone dall'altra parte, si fa vedere Falù. C'è Ponzio che cerca di liberare. Basile controlla, ci sono due giocatori su di lui, difficile poter uscire. L'aveva servito Martucci, ma ha fatto un buon pressing l'Aprigliano. Anticipo di De Giacomo, col sinistro. Si fa vedere Stillitano pericoloso, c'è l'anticipo di Martucci che poi libera, pallone che è uscito. Colpo di tacco. Pallone fuori di Martucci. Attenzione a De Giacomo che va a pressare ancora su Facciolla, pressa ancora De Giacomo. Perri innesca Stillitano, si fa vedere, si cerca di incunearsi, c'è un fallo. Martucci richiamato dall'arbitro, contrasto duro ma tutto sommato non particolarmente violento. Vi ricordo il punteggio al sesto gol di Bruno Principato, l'attaccante dell'Abruzium numero 9. Ora calcio di punizione, fallo sul pallone, arriva anche il numero 4. Pascuzzo. Va Pascuzzo per il numero 7 Perri, pallone per Falù, c'è la palla fuori, si riparte con l'Abruzium, no, calcio d'angolo, staremo un po' a vedere. Primo calcio d'angolo della gara. Calcio d'angolo con sul pallone Facciolla. Parte questo corner, Stillitano va subito in pressing l'Abruzium di Potenza, guadagna metri. Attenzione, fuori gioco. Era partito bene Caruso, aveva innescato Basile, bloccato dall'offside. Si scaldano i tifosi dell'Abruzium Cosenza qui al Marca. Falù intanto. 12 minuti quasi sul cronometro, 1-0. Principato assegnato al sesto minuto.
E ora l'Aprigliano che cerca di rendersi pericoloso. Ponzio di testa, libera. Pallone fuori, Scarlato non è riuscito a controllare, palla ora per Canonaco dall'altra parte. 12 minuti, De Giacomo, Scarlato, riparte l'Abruzium finora sicuramente, attenzione a questo pallone con Principato, cerca di farsi vedere, calcio d'angolo, 1-1 dalla bandierina. Un angolo per parte, quasi 13 minuti, 1-0 Principato al sesto, e ora calcio d'angolo, Caruso dalla bandierina, salgono diversi giocatori dell'Abruzium, parte la parabola, attenzione a Basile che di spalla non è riuscito a dare la giusta direzione, aveva bruciato sul tempo la difesa dell'Aprigliano. Sicuramente primi 4-5 minuti bene l'Aprigliano, poi con il gol ha trovato compattezza ed entusiasmo la squadra di casa, che ora si è resa protagonista anche di un'altra azione pericolosa. Stillitano cerca di farsi vedere, fa buona guardia il capitano Ponzio, poi ancora un batti e ribatti a centrocampo. Polizzo, Falù all'indietro, deve ripartire l'Aprigliano, lo fa proprio mandando il pallone sui piedi di Sacco che poi cerca di innescare i due attaccanti. Federico e Stillitano, Federico non controlla, era pronto alla spizzicata per il sempre mobile, sempre attento Stillitano. Dall'altra parte De Rose, De Giacomo si fa vedere, anche Russo in versione playmaker, basso, Falù, pallone non controllato. Quattordicesimo minuto, pallone a Gardi, parte dal basso la squadra di Filareti, lancio nel cerchio di centrocampo, non c'è nessuno, pallone per Ponzio, poi il numero 7 Scarlato, per il numero 2 che cerca di involarsi Martucci, sì. Recupera l'Abruzium, c'è De Giacomo, pallone al centro, attenzione, entra in aria il numero 8 Caruso, un dribbling, due dribbling, poi c'è il tiro di Basile, si avventa Sacco sul pallone, Falù dall'altra parte, fascia destra, tergiversa, aspetta l'arrivo dei compagni, parte Stillitano che arriva, Bruciagardi, attenzione, e colpisce un clamoroso palo, attenzione poi al numero 7 Perri, che occasione questa, quando siamo giunti al quindicesimo minuto, palo di Stillitano. Stillitano ha preso il tempo alla difesa di casa, si è reso protagonista di una azione molto pericolosa, calcio d'angolo pericoloso anche questo, ma sbroglia Gardi. Vicinissima al pari la squadra di Stranges. Il palo ha fermato Stillitano. Canonaco fa vedere, si fa vedere Stillitano, Ponzio dall'altra parte,
il numero 8 Caruso, poi Scarlato, batti e ribatti, pallone pericoloso per l'Abruzium, ma sbroia tutto il numero 6 De Cicco, che poi cerca di far ripartire la propria squadra. C'è il pressing alto comunque dell'Abruzium Cosenza, c'è De Rose che controlla, poi fa Lu, ancora De Rose, si becca gli applausi del pubblico, Ermanno De Rose, giovane grintoso. Caruso ha provato la percussione. De Giacomo. Pronto a partire Basile, attenzione. Colpo troppo forte, difficile da controllare comunque questo pallone da parte di Caruso. Attenzione a questa giocata del numero 9, Federico Benegardi. Sei un cretino! Ancora Gardi. Bellini alza la bandierina per Lenti, è fuori gioco. De Rosa, dall'altra parte Scarlato, a qualche metro, ancora Scarlato, tre giocatori, poi c'è l'anticipo, poi c'è Stillitano che cerca di ripartire in contropiede, solo però Ponzio dall'altra parte, però non c'è nessuno. I due allenatori entrambi in piedi, sia Stranges che Filaretti. Pallone fuori, rimessa con le mani da parte per l'Abruzium Cosenza. De Giacomo non controlla bene questo pallone. In questo istante scocca il 20° minuto del primo tempo. La Prigliano si è reso protagonista di una bella occasione con il palo di Stillitano. Si è avventato su un pallone vagante ed è stato molto molto pericoloso il numero 11, capitano della squadra. Rimessa con le mani, Canonaco. Ponzio. Pallone dietro, cerca di controllarlo Caruso, c'era vicino anche Principato, i due non si sono intesi. Poi c'è De Rose. Gamba tesa di Principato, l'autore del gol, sesto del primo tempo. Stillitano non ce la fa a recuperare questo pallone sulla fascia sinistra, dovrà ripartire dalla propria metà campo l'Abruzium Cosenza.
c'è il pressing alto dell'Aprilia. Pallone di Martucci, poi De Giacomo, si fa vedere ora l'Aprigliano, c'è spazio per Federico sulla fascia sinistra, cerca di mettere il pallone al centro, un dribbling, un secondo dribbling, rimessa dal fondo. Gardi, rimessa con i piedi, cerchio di centrocampo, 23esimo minuto, due tocchi, ora il numero 8 Caruso però perde il pallone, poi c'è De Giacomo che ci mette una pezza, ripartenza, attenzione, Basile è anticipato da Canona, come va in pressing Basile, cerca di recuperare il pallone, c'è una spinta, calcio di punizione, ha spinto Basile. Fanno il tifo i simpatizzanti dell'Abruzium. Vassacco, lancio lungo, poi c'è la ripartenza, attenzione Basile che cerca di pressare. De Cicco fa quello che può, poi ancora Basile cerca di mettere il pallone a terra, si accentra, pallone per il numero 7, attenzione, calcio di punizione, questo ancora un fallo di Basile sul numero 4 Pascuzzo. Ventiquattro minuti sul cronometro, 1-0 il punteggio in virtù del gol di Bruno Principato al sesto del primo tempo, clamoroso il palo di Stillitano al quindicesimo, De Rose, fascia sinistra, pallone dall'altra parte, attenzione a Basile, fermato in offside. Fuori gioco. Calcio di punizione, Sacco sul pallone. Colpo di testa a spazzare del sempre grintoso Coscarelli, che ora ha un duello con Principato. Vanno in raddoppio i giocatori dell'Abruzium, tunnel, attenzione a queste giocate di Russo, ancora l'Abruzium, Caruso allarga, pallone però poi per Canonaco, c'è il pressing, attenzione dall'altra parte, il numero 2 Martucci era libero Stillitano, ancora Martucci, batti e ribatti. Coscarelli. Fascia sinistra, l'Abruzium ancora. Pallone al centro, non ci arriva Basile. Rimessa dal fondo per l'Aprigliano. 26 minuti, ora cerca di farsi vedere con un po' di continuità in più. La formazione di Filaretti, finora partita equilibrata, un'occasione per parte, c'è stato il gol di Principato, c'è stato il palo che ha fermato Stillitano.
squadre corte, palla nel cerchio di centrocampo, batti e ribatti, Coscarelli, poi c'è il numero 7 Perri, si fa vedere sulla fascia destra Federico. Guadagna metri la Prigliano, 27 minuti. Domenica prossima l'Abruzium andrà sul campo della Promosport, mentre la Prigliano se la dovrà vedere in casa contro il Belvedere di Mister Curcio. Questo è il prossimo turno del campionato di promozione. Fallo di De Giacomo sulla tre quarti. Sale adesso con più unità la formazione di Stranges. Stillitano sul pallone. Parte Stillitano, è pressato proprio sul battere da Russo, poi ancora Stillitano cerca di muoversi, calcio di punizione su Stillitano, stava ripartendo l'Abruzium ma ci sono stati diversi contrasti. Falù e Stillitano sul pallone. Circa 6 giocatori della Prigliano pronti ad entrare nell'area dell'Abruzium. Probabilmente ci sarà il destro di Stillitano, staremo un po' a vedere. Sì, destro, attenzione, Coscarella che spazza. Poi c'è il tiro spizzicato di Perri, senza problemi Gardi guarda il pallone uscire. Si ripartirà con la rimessa dal fondo. Trenta secondi alla mezz'ora, Gardi sul pallone, cerchio di centrocampo, attenzione a questo pressing dell'Abruzium, c'è De Giacomo, Basile era pronto a partire sulla fascia destra, poi ancora Falù per Stillitano, Martucci cerca di controllare, poi ci arriva e manda il pallone in rimessa laterale. Stillitano è un giocatore sicuramente molto pericoloso. Preso il palo al quindicesimo, una bella azione. Rimessa con le mani, va De Giacomo in pressing, allontana una pericolosa minaccia. Ancora in pressing l'Abruzium che cerca di ripartire. Fallo dolorante il numero 10 Russo, a terra anche Giovanni De Giacomo, vediamo un po' chi ha fatto fallo. Calcio di punizione. Ponzio cerca di far partire Scarlato, non ci arriva. Il tifo dell'Abruzium Cosenza, quando siamo giunti qui al Marca al 31esimo, 1-0 il punteggio, in vantaggio la squadra di casa grazie al gol di Bruno Principato al sesto. La Prigliano pericoloso, come dicevamo, qualche minuto dopo,
È ora una partita nella quale c'è tanto tatticismo, tanti contrasti. Due squadre comunque ben messe in campo. Falù, attenzione, potrebbe far partire il compagno Perri sulla fascia destra, a qualche metro di spazio. Arriva De Rose, poi Falù in aria. Attenzione a Falù che si gira bene, pallone di testa, ci mette una pezza Ponzio, sarà il terzo angolo questo per l'Aprigliano. Va Falù dalla bandierina, salgono diversi giocatori dell'Aprigliano, ce ne sono almeno 4-5 già in aria. Falù col destro. Corner basso, a spazio Basile, ancora Basile, cerca di mettersi tra l'avversario e il pallone, poi arriva il raddoppio, ancora Basile che cerca di partire sempre sulla fascia sinistra, si libera di due giocatori, attenzione, c'è l'ammonizione per Pascuzzo, calcio di punizione, che scatto ripetuto quello di Giordano Basile. Primo giallo della gara. Trentatré minuti sul cronometro. Confabulano un po' Coscarelli che si allontana, poi c'è anche De Giacomo. Diversi giocatori. Trentatré minuti. Calcio di punizione col destro, pallone che esce di poco. Bravo Caruso nel calciare. Si riparte ora con Sacco. Attenzione, stava per essere molto pericoloso questo colpo di testa di Caruso, era pronto a partire Basile, ma pallone subito dall'altra parte. Coscarelli, marcato da due giocatori, ma cerca di liberare. Poi il numero 10 Russo si libera con una magia sulla fascia sinistra, cerca di far partire Caruso che tocca il pallone, poi c'è il pressing. Attenzione a questo batti e ribatti ancora. Coscarelli, pallone per Ponzio. Ponzio fa girare. Pallone difficile da controllare per Martucci, rimbalza un po' male. Fa quello che può il terzino dell'Abruzio. Falù. Scivolata. Attenzione, questo è un... Attenzione ora. Calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo su Federico, calcio di rigore e ammonizione per il numero 6 Coscarelli, minuto 35. Proteste dei giocatori di casa per un intervento di Stillitano un po' col gomito alto. E ora dal dischetto. Federico contro Gardi. 36esimo minuto, parte Federico. Gol di Federico, 1-1. Si ristabilisce la parità qui al Marca. Dai con senza!
Si riparte. Trentasei minuti e 50 secondi, 1-1, ha risposto Federico al gol di Principato e ora in attacco l'Abruzium col numero 7, Scarlato. Ponzio. Fallo su Facciolla del numero 2, Martucci. Strillitano sul pallone, salgono diversi giocatori. Nugolo di giocatori in aria, il fischio dell'arbitro Lenti, parte Stillitano col destro, pallone sul secondo palo, ci arriva Gardi, preciso, che cerca di far partire subito la propria squadra, lancio per Basile che però è isolato. Pallone per Labria. Trentotto minuti, 1-1. Calcio di punizione. De Giacomo sul pallone. Stillitano pericoloso in fase conclusiva, ma anche un giocatore molto grintoso. Anche in copertura la squadra di Stranges è molto compatta, molto attenta. Squadre comunque corte e battagliere entrambe. Attenzione a De Giacomo, pallone pericoloso, ma c'è il pressing ora alto dei giocatori dell'Abruzium che cercano di non far uscire l'Aprigliano. Ponzio, ha guadagnato metri l'Abruzium. Ancora Ponzio che controlla. Non ci pensa due volte, manda questo pallone via, c'era in pressing Federico. Attenzione a Stillitano, occasione questa non concretizzata. Ora Gardi, rimessa dal fondo. Quarantesimo, 1-1, ha risposto Federico al gol di Principato. Falù, cerca di farsi vedere. Calcio d'angolo con un contrasto con Russo che ha calciato con forza cercando il rimpallo che non c'è stato. Quarto corner per l'Aprigliano, ne ha battuto uno l'Abruzium Cosenza. Stillitano dalla bandierina, basso, c'è il velo, poi c'è la ripartenza dell'Abruzium però che potrebbe rendersi pericolosa, c'è Basile sulla fascia sinistra, contropiede, calcio di punizione. Il
quasi 42 minuti. Cornuto! De Giacomo. Cerca di uscire l'Aprigliano, ma fa buona guardia l'Abruzzimo Cosenza che si riporta sotto, pallone ora però a centrocampo, ancora Ponzio, Coscarella, De Giacomo, ancora Coscarelli, fascia sinistra De Rose, a spazio, ancora De Rose, pallone poi a metà tra il proprio compagno ed il portiere, facile preda per Sacco. Quasi 43 minuti, Caruso, De Giacomo, pallone sulla fascia sinistra per De Rose che però non può arrivarci. Coscarelli, cercano il fraseggio, c'è l'errore di Coscarelli però, Stilitano guadagna metri, Falù, poi non si intendono i due, devono ripartire con più precisione i giocatori dell'Abruzium, così come dovrebbero essere un po' più precisi i giocatori dell'Aprigliano. Una gara comunque molto equilibrata questa, Basile sulla fascia destra, De Giacomo, ancora il numero 9 Principato che riesce a essere sempre molto grintoso. Attenzione a De Rose, guadagna metri, rimessa, pallone o calcio di punizione, rimessa laterale, cerca di chiudere in attacco questo primo tempo l'Abruzzo. Rimessa con le mani, De Rossi sul pallone, si fa vedere Principato, riceve. Ancora De Rossi, pallone al centro, attenzione a Basile, cerca di mettere giù questo pallone. Arriva il numero 7, Scarlato. Un destro che però non preoccupa Sacco. Coscarelli, batti e ribatti, pallone a centrocampo, in questo momento arriva il fischio dell'arbitro, neanche un secondo di recupero, 1-1 in questo primo tempo, vi ricordo i marcatori, al sesto del primo tempo Principato, al 36esimo Federico, a risentirci per il secondo tempo, per questo incontro Bruzium Cosenza Aprigliano.